Grazie. Grazie di avermi invitato in questo stupendo meeting e proverò ad affrontare il tema che mi è stato assegnato. Amare vuol dire non morare. Leggendolo, guardate, io cercherò di leggere il testo il più possibile, perché ciò che io farò è un'analisi di sentimenti, è una fenomenologia dei sentimenti, e non c'è nulla di più pericoloso di essere imprecisi con le parole quando si parla di sentimenti. Tu non morrai. No, io non credo che nessun uomo, nessun essere vivente può dire a un altro, quando lo ama, tu non morrai, soltanto Dio, soltanto Gesù Cristo può dire: chi vive e crede in me non morirà in eterno. Però io posso parlare di qualcosa nell'esperienza dell'amore che, se non annulla la morte fisica, cancella perlomeno l'esperienza della morte come perdita irreparabile, come terrore dell'annullamento. E per incominciare ricorderò un bellissimo libro di Edgar Morin, L'uomo e la morte, L'uomo e la morte, non tradotto in italiano poi, in cui lui distingue tre tipi di esperienze della morte. La prima è quella della nostra vita quotidiana, di tutti i giorni. Noi non pensiamo alla morte, come gli animali, viviamo in questo senso senza pensare alla morte. La seconda è quella dell'individuo solo, isolato, della morte individuale, impensabile, che ci getta nel terrore. La terza, in cui l'individuo viceversa è fuso con una collettività, in guerra, nella festa, o nell'esperienza mistica con Dio, e in questo caso non teme la morte. Io mi sono soffermato su questa situazione, quella in cui l'individuo è fuso con la collettività. Nella mia vita ho studiato i movimenti, i grandi movimenti collettivi, di cui CL è un esempio, ma anche ho descritto l'innamoramento come il più piccolo di questi movimenti, perché di due individui che sono isolati, appartengono a mondi diversi, fa un noi la più piccola delle comunità. E lo fa perché gli individui in qualche modo si trasformano. Io ho descritto come stato nascente una trasformazione che avviene nell'individuo e nelle collettività, che ha il potere di far cadere le barriere fra gli individui, che ha il potere di far cadere la separatezza irreparabile che c'è fra gli individui. Lo stato nascente è uno stato diverso della mente e del cuore. E per fare un esempio della differenza, però l'ho chiamato stato, immaginate il ghiaccio solido che poi diventa acqua oppure che diventa vapore. E nell'innamoramento il riconoscimento di due persone avviene in questo stato. Non si incontrano, no? Queste due persone si incontrano mentre stanno intravedendo la separazione che ciascuno ha del soggetto con l'oggetto. Quindi da un lato sono l'uno per l'altro due esseri in carne ed ossa, con un nome, cognome, un indirizzo, un individuo, e contemporaneamente appaiono come delle forze trascendenti, qualcosa che porta al di là e attraverso cui passa la vita nella sua interezza. Quando le persone sono innamorate, profondamente innamorate, gli atti più comuni della vita quotidiana si trasfigurano. Anche le cose semplici come mangiare insieme, come osservare lo stesso paesaggio, perfino aspettare l'arrivo del treno che porta il nostro amato.
L'atto perde il suo carattere ordinario, profano, diventa straordinario, intriso, intessuto di un brivido, di uno struggimento, di una gioia sovrana, una sorta di incantesimo davanti al quale restiamo meravigliati e riconoscenti. Assume un carattere sacro. L'innamorato si sente ripieno di una misteriosa forza, fortuna, benedizione. Verrebbe da dire ripieno di grazia, perché solo il linguaggio religioso consente di dar conto di questa esperienza. Ogni altro linguaggio è inadeguato, è una profanazione. Lo stato nascente di innamoramento è dunque un'esperienza di contatto con le sorgenti stesse della vita, di immersione nel grande flusso dell'universo, in cui appare possibile la gioia assoluta, la felicità. È come se fosse caduto quasi per magia un velo che ci bendava. Adesso intuiamo, sentiamo quali sono i nostri veri desideri e in qualche modo percepiamo quale possa essere la nostra vera essenza. E sperimentiamo che il mondo è pieno di vite, di gioia, divinizzato, tutto è animato da una forza ascendente. In tutti gli esseri animati e inanimati spira il soffio dell'assoluto. Riusciamo in qualche modo a sentire, se non a vedere, l'essenza delle cose, sappiamo che tutto è percorso da una forza che aspira alla felicità e alla gioia e che la verità profonda del reale, la verità profonda del reale, anche il dolore, l'imperfezione, la malvagità, la verità profonda del reale è fondamentalmente felicità e gioia, e che anche il dolore, l'imperfezione e la malvagità sono solo apparenza, contingenza. Tutte le cose esistenti, animate e inanimate, hanno un significato, un senso positivo. Al di là delle apparenze, delle contraddizioni, esiste una sottile e sotterranea armonia, una sensatezza delle cose. L'essere è in sé bello, logico, necessario, ammirevole, stupendo. E questa è un'esperienza sacra. Il mondo è nella sua essenza buono. Perciò tutte le cose esistenti, una collina, un albero, una foglia, un mare al tramonto, perfino un insetto, perfino la morte, come nel Cantico delle Creature di San Francesco, ci appaiono commoventemente degne di ringraziamento e di lode. È il mondo visto con l'occhio di Dio. È come tornare per un istante nel paradiso terrestre accanto all'albero della vita. È una porta che viene aperta da questo tipo di amore. E chi ha varcato questa porta non teme la morte, perché nel paradiso terrestre non c'è la morte. Gli innamorati perdono la separatezza che ne fa due individui isolati e incompleti. E non temono la morte, perché la morte riguarda l'individuo isolato nella sua solitudine. Si dice infatti che si muore soli. L'esperienza del terrore della propria morte come individuo isolato, separato, io la chiamo l'esperienza dell'abisso. E si trova all'estremo opposto dell'esperienza di fusione che abbiamo nell'innamoramento. Qui il mio io è radicato nell'essere. Nell'esperienza dell'abisso invece io sono solo, assolutamente solo, e mi accorgo che non sono meno chi sono e se ci sono e cosa sono, e non ho né base né fondamento né senso né sostanza, sono soltanto un racconto che io stesso ho narrato e altri mi hanno narrato. Lo capisco ora che sto per svanire, come la scrittura su un foglio, sullo schermo di un computer. Cerco di dire no, sono terrorizzato da questa assurdità, vorrei uscire da quanto mi sembra un incubo, vorrei ritrovare la certezza dell'essere, dell'esserci, del permanere, ma non è un incubo. Sono veramente solo un cartone animato che svanisce su uno schermo.
L'esperienza dell'abisso è una lotta in cui la mente isolata dal cosmo, staccata da ogni radice, persa ogni contatto col divino, combatte vanamente contro l'incomprensibile e l'assurdo, contro il nulla che l'assorbe e la spegne, e urla di disperazione e di terrore. Ma tutto questo non accade quando l'individuo è fuso nella collettività. Il guerriero che si lancia nella battaglia con tutti gli altri guerrieri non teme la morte perché non perché non sappia che può morire, ma perché la morte ha perso di senso. Non può essere un annullamento disperato, l'assurdo svanire di se stesso, perché il se stesso non è più quello di prima, è dilatato al noi, a un ideale, a una fede, e una fede non muore. Questa esperienza è ancora più intensa nell'innamoramento. Nel mondo trasfigurato in cui gli innamorati vivono, nel mondo illuminato dalla luce dell'essere in cui ogni cosa è buona, non c'è la morte. Certo, essi sanno che esiste il morire, ma il loro essere di innamorati non ne viene coinvolto. Non hanno paura della morte e sono perciò sempre pronti a morire. E questo fatto strano e inquietante che ha portato De Rougemont a dire nel famoso libro L'amore e l'Occidente che gli innamorati desiderano ardere, bruciare, godono della sofferenza e cercano la morte. No, non è vero. Gli innamorati non cercano affatto la morte, vogliono vivere, vogliono essere felici. L'unica cosa che non vogliono assolutamente è perdere la persona amata o lo stato di grazia in cui si trovano, perché in ogni caso perderebbero insieme al loro amore anche il loro vero essere. È questa la morte che temono, non la loro morte individuale, che è impossibile perché si sono già al di là dell'individualità, ma la morte del loro amore, che li ripiomberebbe nella separatezza. Non possono più accettare di tornare nel mondo della singolarità, arido, squallido, penoso, pieno di inutili desideri, di inutili angosce. Non c'è mondo, dice Romeo, fuori dalle mura di Verona, ma solo sofferenza, disperazione e inferno, che è bandito da qui e bandito dal mondo, e l'esilio dal mondo è morte. Attenti, la paura della morte non scompare anche se l'amore è infelice, anche quando l'amore provoca frustrazione, dolore e tormento. Ma finché l'amore esiste, ti conserva nel recinto incantato dove ogni cosa è immortale. Solo la perdita della persona amata, il suo rifiuto, può spingerti a cercare di uscire da questo recinto uccidendoti come individuo. Tanto Romeo come Giulietta, pensando di non poter più rivedere il loro amato, si uccidono e si spengono in questo modo il dolore. Ma attenzione, poiché continuano ad amarsi, non sperimentano il terrore della morte come abisso. I due innamorati, se muoiono insieme, realmente o virtualmente abbracciati, non hanno l'esperienza dell'abisso. Perché in questo caso il loro moto verso la morte viene vissuto come la realizzazione della fusione totale a cui avevano sempre aspirato, è il ricongiungimento con la totalità, che puoi chiamare Dio, l'uno o il nulla, nel senso che di esso non puoi predicare alcunché, come hanno sempre detto i mistici. Qualcuno di voi vorrà a questo punto dirmi: ci hai parlato ancora una volta dell'innamoramento, non dell'amore quotidiano, duraturo, dell'amore di genitori per figli, dell'amore coniugale, dell'amore per gli amici, dell'amore per il prossimo che interessa tutti noi. Perché ogni volta ci ricordi, approfondisci solo un'esperienza del tutto straordinaria ed eccezionale? Sei l'unico a farlo, l'unico in tutto il mondo a dare tanta importanza all'innamoramento. Ed ecco come vi rispondo. Innanzitutto non è vero che nella mia vita abbia studiato solo l'innamoramento. Ho trattato dell'amore erotico, dell'amore dell'amicizia, della coppia, delle sue crisi precoci e tardive, e nei miei libri Movimento e Istruzione, Genesi, ho trattato a lungo e dettagliatamente del passaggio dallo stato nascente al movimento, da ciò che è straordinario e eccezionale a ciò che resta, permane, quello che chiamo l'istituzione. Ma ho anche sempre detto che l'istituzione è l'erede dello stato nascente,
Essa vive solo in quanto ne conserva l'energia e l'esperienza nel suo centro vitale. Se perde totalmente la speranza da cui è sorta, se perde ogni residuo di sacro, di ideale, di trascendente, deperisce, si sclerotizza. Sopravvive solo come interesse, abitudine, conformismo, ipocrisia e quindi inevitabilmente muore. La storia è un continuo nascere di comunità che dopo la fase nascente si stabilizzano, poi più o meno lentamente si irrigidiscono e alla fine perdono la loro anima e la loro vitalità. Per sopravvivere un'istituzione, sia su una coppia, un partito, una setta, una chiesa, una nazione, devono essere continuamente revitalizzate dai propri movimenti. La Chiesa Cattolica è stata continuamente revitalizzata dai suoi movimenti religiosi, i Benedettini, poi il movimento di Cluny, di Citeaux, i Francescani, i Domenicani, e così via via fino ad arrivare al vostro movimento, Comunione e Liberazione, che anch'esso vive solo se si alimenta in continuazione delle potenze creative, dell'ispirazione iniziale, del contatto con l'assoluto. E lo stesso per la vita politica. Provate a pensare all'entusiasmo creativo, alla speranza, alla fede da cui nasce un movimento, un partito, che cosa diventa a poco nella dialettica politica quotidiana. Talvolta un insieme di notabili interessi economici, una rete di parentele, di intrighi, di inganni, giustificati con ideali in cui nessuno crede più, che sono solo dei pretesti. E ciascuno di quei politici al suo interno sa benissimo che la forza ideale, l'energia creativa che lo animava si è spenta. Vive un senso di vuoto. Sa che ha perso qualcosa di essenziale, ma poiché non può più ritrovarlo, si butta nell'inessenziale e si fa assorbire dall'inessenziale cercando di convincersi che quella è la verità. Non è, credete, poi molto diverso dall'amore. Quando si è spenta l'energia creativa dello stato nascente, la maggior parte della gente, la maggior parte di noi, vive questo tipo di amore, un amore tranquillo, un amore sereno, un amore senza tensioni, senza problemi, senza batticuore. Un amore che continua ad esistere senza quasi che ce ne accorgiamo, che diamo scontato come l'aria. Ebbene, questo amore è un amore già di secondo grado, un amore già impoverito. E che lo sia, se ne accorgono le donne più degli uomini, perché le donne più degli uomini desiderano nel fondo del loro cuore sentire il desiderio, la passione, in se stesse e in chi amano. E allora per loro questo amore tranquillo, senza slanci e senza batticuori, diventa talvolta un amore spento, o addirittura un amore noia, e incominciano a sognare un amore vero, intenso, appassionato e quindi pieno di turbamenti. Ma è lo stesso nella ricerca scientifica, nella creazione artistica. Ci sono dei momenti incantati dove noi, nella nostra ricerca, abbiamo l'impressione di battere alla porta del mistero dell'essere e di poterle aprire per un attimo per vedere ciò che sta al di là, il fulgore della verità e rivelarlo a tutti. Ogni scienziato vero, ogni vero grande scienziato, ha nella vita perlomeno una volta avuto questa impressione straordinaria. Perché la scoperta, in qualunque campo sia fatta, si rivela sempre, per chi la fa, lo svelamento di una parte del tutto. E quindi sempre anche l'intravisione come un bagliore del tutto. E voglio ricordarvi quei versi di Dante dell'ultimo canto del Paradiso. Adesso ricordarseli. O somma luce, che tanto ti levi dei cospetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, e fa l'animo mio tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alle future genti. E a maggior ragione questa duplicità fa parte della vita religiosa, che è fede e fedeltà quotidiana, che è rito, ma anche sempre scuotimento, chiamata ultima,
I mistici vivono questa duplicità, alternando i periodi di preghiera e di attesa, la notte oscura con quella di fusione e di estasi. Noi perciò, come individui e come collettività, siamo sempre sospesi e in tensione tra questi due stati, quello che ho chiamato per semplicità nascente, creativo, in cui siamo pienamente noi stessi perché veniamo trascinati al di là di noi, e l'altro che potremmo chiamare quotidiano o anche semplicemente mondano, che però ha vita solo se viene periodicamente alimentato e ricreato dal primo, se viene sfidato a morte e costretto a rinascere, perché nulla resta pienamente nell'essere se non muore e rinasce. Perciò possiamo dire che se l'amore dura e si prolunga nel tempo, vuol dire che continuano ad agire i processi e i meccanismi che hanno agito nel momento iniziale della rivelazione dell'innamoramento. L'amore, se esiste in quanto esiste, è sempre nascente. È sempre rivelazione, timore, batticuore, speranza ed adorazione, desiderio di congiungimento con qualcosa che ci trascende e dà ordine e senso al mondo. La persona che amiamo è sempre, nel momento in cui l'amiamo, ciò che ci si sta rivelando come il perno del mondo in cui traluce l'essenza del mondo, l'ordinatore del mondo. L'amore è perciò sempre brivido dell'assoluto nel contingente, qualcosa di misterioso, meraviglioso e divino, e quando è ricambiato è dono, grazia, che chiede lode e riconoscenza. Quindi la coppia innamorata dura se ciascuno si rinnamora dell'altro, come la madre che si rinnamora del suo bambino. Se questo miracolo non avviene, l'amore scompare. Per questo vi ho parlato ancora una volta dell'innamoramento, dello stato nascente, e vi ho tratteggiato ancora una volta qualcosa della sua fenomenologia. Ed è importante conoscerlo perché vi aiuta a capire in che misura quella comunità, quell'istruzione o quell'amore sono vivi e vitali. Lo sono solo se ritroverete degli echi e dei frammenti, ma se non troverete nulla della forza divina delle origini, vuol dire che quell'istituzione è stanca, quell'amore è perduto.